Ehi là ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio della prima stagione di Minecraft Ita. Allora, come avete visto dal titolo, il titolo è Una prigione per streghe. Praticamente vi faccio vedere quello che ho fatto. È ancora da finire, ci vuole un po'. Si vede già da là una struttura. Adesso vediamo se riesco. Riesco a ciccarla. Ok, grazie a Feather Falling mi salvo. È da un po' che non vengo su quest'isola, sinceramente. E questa è la prigione per villager e streghe e mob che ho fatto. Allora, ho strutturato le varie celle, come vedete qua da finire, un 3x3. E andiamo, vi faccio fare un tour per questo si chiama Francis, è il primo villico che ho portato. Qui abbiamo Pietro, un altro villico, e poi abbiamo un po' Ugo, questi sono i villici che ho portato, i primi. Questo è ancora senza nome, perché alcuni devono ancora prendere le targhette e dargli. Poi abbiamo un po' di villici. What the fuck? Ma che cazzo? Cazzo è successo qua? No, scusa. Come cazzo ha fatto? Cioè, quelli si sono riprodotti attraverso le celle. Cioè, come cazzo hanno fatto? No, dai, raga, cioè, vuoi dirmi che attraverso il muro sono riusciti? Io non gli ho dato niente, ma che cazzo sta succedendo? Che cazzo volete? Ma bruciate! No, non possono essere. Che cazzo è successo? Cioè. Dentro tutti. È finito. Aspettate che non mi chiudano fuori. Finito tutti dentro, forza, bruciate. Io devo bruciare. No, che cazzo. Ma cazzo. No! Fuggitivo ore 3, fuggitivo ore 3. Tu! Beh, tu che sei sopravvissuto, farai il guardiano delle prigioni. Qua che è un lavoro difficile, te la senti? Te la senti? Ha già capito, guardate, guardate, guardate! Ha già capito che deve andare a controllare. Guardate, che sentinella proprio! Cioè, è già entrato nel lavoro, guarda, proprio si mette lì, passa le celle. Tu fai bravo. Tu guarda qua, guarda, guarda, guarda che roba! Li controlla uno a uno, guardate! Dobbiamo dargli un nome. Dobbiamo dargli un nome a questo, aspettate che per evitare piazziamo un po' di tosse. Guardate che cazzo! No, dai, raga, è una figata. Guardate qua! Ma che figata, ragazzi! Cioè, l'importante è che non vada sulla pressione, non vada di sotto. Non dovrebbe attivare la pressure plate, vietato ingresso di. Lui in teoria non dovrebbe entrare, anche se potrebbe perché ormai è diventato guardiano. Tu sarai il guardiano della prigione e questo aspettate un attimo che devo sterminarlo. Vediamo se annega. Occhio. Ok, facciamo così e gli diamo fuoco. Aspettiamo che crepi. Ok. Ah, che bravo. È bravo il mio cucciolotto. È bravo il mio cucciolotto. È bravo. Ok. Ok, allora, adesso, sinceramente, non avevo più una spada. Porca miseria. Allora, questa è la zona più pericolosa. Allora, questi
sono i mob. Questa è la zona dei mob sotto, che ovviamente piazziamo torce, comunque non si sa mai. Qui abbiamo il primo mob che è spawnato all'interno, che è la Befana, si chiama, una strega, e da qua prende la prigione per strega. Qui abbiamo l'altra, qui abbiamo Scheletrignao. Se andate a vedere i video di Rulof scoprirete perché. Porca miseria, guardate come mi punta! Non mi può colpire, vero? Porca miseria! Mi ha colpito. Poi qui abbiamo. Beh, questo l'ho messo in creative perché era impossibile metterlo, mentre gli altri sono tutti spawnati. E, a parte questo qui, gli altri sono stati messi in creative. Cioè, se, a parte quello lì che è stato messo in creative, gli altri sono spawnati perché questa è una zona di. Guardate la roba! C'è nato anche un creeper, porca miseria. Questo non deve succedere. Oddio. Allora, qui abbiamo un altro scheletro, si chiama Scrocchio. Questi qui sono gli Enderman, che è meglio non guardare. Sono i due fratelli Enderman, Andy ed Arky. Poi stiamo attenti che non so, non ho più idea di quello che succeda. Qui abbiamo un creeper. Mentre queste dovrebbero. Vabbè, piazza un po' di torce. Ma cosa c'era? Ah, qua c'era Batman, il pipistrello. Avevamo ingabbiato anche il pipistrello, è vero. Che è rimasto qua, lui è Batman, il pipistrello. E poi abbiamo Frankenstein, che è questo zombie villager. E non vi dico cosa c'era sotto, ma. Se non sbaglio, avevo visto per poco tempo fa c'era uno scheletro, beh, resta pure lì. Dovremmo mettere tutte le targhette. Questa è la prigione che sto fabbricando. E gli scheletri sono pericolosi perché riescono a colpirti attraverso le sbarre. Cioè, questo non me l'aspettavo. È da finire. Salve. E là. Guardate, guardate. Di qua no? Però se attraverso le sbarre qua riescono a colpirti. Ok, a parte quelle cose stranissime che sono successe, che veramente non so, scrivetemi nei commenti cosa, secondo voi cosa è successo. Cioè, ma vedete? Cioè, è demoniaca sta prigione, cioè si aprono le porte da soli. E se sto qua sicuramente fuggirà e morirà qua. Vabbè. Comunque, spiegatemi secondo voi com'è possibile che i villager si siano riprodotti all'interno delle celle, restando comunque separati, perché cioè, io ero sicuro di averne portato uno alla, cioè, ne ho portato uno alla volta, prima uno, poi l'altro, ho iniziato a riempire tutto e sono appena arrivato e mi trovo pieno di villager in una cosa, non so proprio come sia possibile. Quindi spiegatemi come, nei commenti cosa può essere successo e datemi consigli se volete comunque che quella è l'altezza che ho pensato di fare, ma di chiuderla qua e proseguire di sotto. Quindi vi la. Pazzesco, mi dai con una freccia conficcata nello stomaco, nel fegato, nella milza, non so, boh, nel pancreas. Oh, è di qua il pancreas. Boh, vabbè, c'ho una freccia conficcata nel fianco e con questa visuale del temporale e della mia bellissima prigione vi saluto, vi lascio, vi ricordo di iscrivervi. Passate a vedere anche il canale di Nicky Boy e Matt. Ricordo di lasciare like, commentare, farmi sapere cosa può essere successo. Tra poco faremo anche comunque, continueremo a fare le challenge. Fatemi sapere che challenge volete, che episodi volete. Vi lascio con un saluto elettrizzante, bella ragazzi, ciao!